di come è nato il governo Prodi. Il governo Monti, ma è la stessa cosa, sempre da lì vengono e sempre lì vanno. Quindi che sia uno o l'altro poi a fare il presidente cambia veramente poco. Monti viene fatto senatore a vita il 9 di novembre. Il 10 siamo in commissione bilancio a chiudere la finanziaria in commissione. Quello stesso giorno vengono a interrogarci gli ispettori della BCE, della Banca Centrale di Bruxelles, perché eravamo sotto inchiesta, no? E ci interrogano il presidente Giorgetti alla Camera, lei Azzolini al Senato, i presidenti e i vicepresidenti delle due commissioni. Niente, ci fa tutto il loro bel interrogatorio. Alla fine l'ultima domanda è: ma voi sosterrete il governo Monti? Mica dici, ma vedremo, c'è un governo in carica, se cade vedremo chi verrà nominato, decideremo. No, verrà fatto il governo Monti, voi lo sosterrete, a che ti girano un po' i santissimi, gli dico no, non funziona così, noi siamo stati eletti in una maggioranza, se la maggioranza non sta più in piedi si va, si vota e il popolo decide chi governa. No, non ci siamo capiti. Se voi non sostenete il governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli per 2 mesi e voi andate in fallimento. Ok. Questo è giovedì 10 novembre. Venerdì noi chiudiamo la finanziaria al Senato, poi va alla Camera e Stefano con gli altri la vedono la domenica, e lunedì viene incaricato Monti, martedì è Premier. Tutto bello, semplice, quindi questo discorsetto che è stato fatto a noi, evidentemente è stato fatto anche ad altri leader, ai leader politici. Noi eravamo solo interrogati in quanto tecnici della materia, e tant'è che all'inizio anche Di Pietro era perso il sostegno a Monti, perché ci aveva creduto anche lui a questo ricatto dello spread, e così è andata. Tra l'altro, se uno va a vedere gli acquisti di titoli in quelle settimane, casualmente non ci sono stati acquisti di titoli, lo spread è schizzato su, poi è andato giù, insomma, tutto ben orchestrato. Ma questa è un'invenzione nostra, dirà qualcuno. Ma sarà. Ma dopo che cosa è successo dopo? Dopo cosa abbiamo visto? Dopo abbiamo visto che questa storia dello spread è diventata il faro. Le cose vanno bene se lo spread va giù, va male se lo spread rimane alto, ma nessuno va a vedere poi il costo dei titoli, perché si ragiona tanto di spread, ma se uno va a vedere i titoli, adesso i titoli hanno un rendimento basso anche se lo spread è alto, perché quello tedesco è sotto zero. Però no, basta quel numerino lì per far tenere sempre sotto pressione la gente e far pensare che tutto da lì dipenda. Ma lo spread a un certo punto è andato giù a inizio dell'anno scorso, è andato giù per 3 mesi, perché c'è stato l'effetto anestesia da parte della banca centrale, che ha inondato di liquidità il mercato. Inondato di liquidità, ma nell'ordine di 800 miliardi in tutta Europa, 180 solo le banche italiane, 180 miliardi di euro. E purtroppo questi titoli come sono stati investiti? Questi liquidi come sono stati investiti? Purtroppo, lo sapete, sono andati tutti in titoli di Stato. Anche qui niente di nuovo. Quello che è nuovo e fa particolarmente pensare è quello che sta succedendo adesso. Allora, l'anno scorso, inizio anno, le nostre banche acquistano titoli che rendevano parecchio, perché lì il rendimento era alto, e loro avevano liquidità all'1%, quindi la differenza era tutto guadagno loro. In più, attenzione, c'era la garanzia statale, perché erano anche garantiti dallo Stato, e cioè dai cittadini, cioè da noi, con le tasse, fino a 3 anni. Bene, adesso che cosa succede? Ma lo spread è ancora alto, eccetera, eccetera. Che cosa dice Draghi, la BCE? Facciamo una bella cosa. Se proprio non ce la fate, li ricompriamo noi, quegli stessi titoli. Li ricompriamo noi. E quindi le banche ci guadagnano 2 volte in questo, se dovesse finire così. Prima ci ha guadagnato perché
avevano i soldi all'uno e gli interessi erano alti, adesso la BCE li acquista sul secondario e così ci guadagnano una seconda volta, sempre che finisca così. Ma uno dice, ma pensate male, siete soliti che pensate che dietro ci sia chissà che cosa. Vabbè, mi è toccato comprare il libro di Soros, che se qualcuno ha voglia di divertirsi anche, è anche interessante. Cosa scrive Soros nell'ottobre del 2011? Il 25 ottobre del 2011 sul Financial Times Soros scrive, il piano Soros, poi lo chiamo perché lui giustamente si cita un paio di settimane dopo dicendo proprio piano Soros, quegli 8 punti, beh, io non ve li leggo tutti 8, però sono esattamente quello che ha fatto poi Mario Draghi e la BCE adesso. Quindi, primo punto, un tesoro comune e usare la BCE per fornire liquidità, e il MES invece garantisce il meccanismo il fondo salva stati, ecco, per semplificare, eccetera eccetera eccetera. Insomma, uno va e legge gli 8 punti che scrive sul Financial Times Soros ottobre 2011, esattamente è quello che poi viene attuato dalla BCE con un anno di ritardo, probabilmente ci hanno pensato su un attimino, però alla fine lì sono arrivati. E questo fa pensare, anche perché il fatto che si riesca a dare uno schiaffone alla Merkel e alla Germania, e quindi prendere una posizione contro la Germania sostanzialmente da parte della BCE, vuol dire che dietro alla banca centrale ci sono davvero quelli che comandano. E quindi questo fa abbastanza pensare che il tutto si tiene. E allora mi avvio alla conclusione, poi se ci sono domande ben volentieri. E allora, noi che cosa diciamo di fronte a questo sistema? Ho sentito prima, si diceva giustamente qui, occhio che le informazioni non girano correttamente e quindi il popolo ha fatica a capire e anche a decidere, perché gli mancano le informazioni. Se tu tutti i giorni sul telegiornale ti dicono che il problema è lo spread, non vai a pensare che quest'anno ci chiudono 200.000 tra artigiani e commercianti. Quindi 200.000 tra artigiani e commercianti, anche solo 3 posti di lavoro in media l'uno, è una catastrofe. No, e poi dopo ti dicono che c'è il problema dell'Alcoa, sì, sarà un bel problema l'Alcoa, per amor di Dio, però noi perdiamo un Alcoa la mattina e un al pomeriggio, perché perdiamo 1.000 posti di lavoro al giorno. Probabilmente è forse più serio questo come problema piuttosto che seguire l'andamento dello spread. Però si fa fatica, perché viene tutto visto come prioritario in quell'ottica. Quindi, per amor di Dio, non discutiamo neanche di quelle che sono le politiche che vanno fatte per l'Europa, quello è necessario. Poi, se ci avanza qualcosina, vediamo anche di occuparci di quei poveri cristi che restano senza lavoro o delle aziende che chiudono perché la pressione fiscale è all'80%, dal 70 all'80% su una piccola media azienda. E quindi è difficile avere le informazioni reali. Il rischio qual è? Il rischio è che si vada verso una deindustrializzazione. Adesso poi voi qua avete il problema della Fiat, certo, e ci mancherebbe altro, dell'indotto soprattutto della Fiat, e ci mancherebbe altro. Però nessuno va a dire che per risolvere quel problemino là noi abbiamo, perché questo è un altro dato che manca come informazione e fa venire la pelle d'oca. Noi quest'anno abbiamo aumentato le imposte di 45 miliardi di euro. Si fa fatica a capire, però per capirci, l'ICI sulla prima casa, no? Ne vale 3, quindi 9 volte l'ICI sulla prima casa. Quindi la montagna di imposte messe nel 2012 sono 9 volte l'ICI sulla prima casa. Non so se così è un po' più chiaro il concetto. Una enormità. Bene. Due conseguenze da questa enormità. La prima di carattere matematico, perché c'è una legge matematica che lega l'aumento delle imposte e il calo del PIL. L'elasticità 1 vuol dire che ogni punto di PIL di aumento di imposte perdi un punto di PIL, perdi mezzo punto di PIL, scusate, di crescita. Quindi il risultato alla fine 45 meno 2,5 ci voleva poco arrivarci. Tant'è che era stato stimato esattamente meno 2,6
dal Fondo Monetario Internazionale a gennaio, alla Befana. Dopo la manovra cosiddetta Salva Italia, il Fondo Monetario Internazionale dice: ah, beh, allora voi fine anno fate meno 2,6. Apriti cielo, cinema della Madonna, tutti i giornali, il sole, via, correggere il dato, non è vero, quelli sbagliano. E adesso siamo qui che finiamo a fine anno, sarà meno 2,8, meno 2,6, meno 2,4, meno 3, comunque lì arriviamo. Era abbastanza facile prevederlo, è matematica. Vabbè, e questo è il primo effetto. Ovviamente meno 3 punti di PIL si porta a casa dai 600 al milione di disoccupati in più, e anche quella è purtroppo matematica. Però la cosa che dovrebbe far incavolare, il termine giusto è incazzare la gente, ed è appunto la mancanza di informazione che c'è, è che nel frattempo, mentre noi abbiamo spremuto per 45 miliardi di euro tutti quanti, famiglie e imprese, abbiamo dato 46 miliardi di euro a sostegno dei paesi in difficoltà. Questa cosa qui io sul TG1 non la sento. Ma come si fa a dare dei soldi fuori dal nostro paese quando ci sono degli invalidi, delle persone diversamente abili che campano con... Guarda, io le dico quello che succede, poi... Ci sono degli invalidi... È una cosa assurda. Beh, lo dice lei che è assurdo. Mi faccia finire il ragionamento. Poi sì, volete... l'ho interrotta, però no. Mi è venuta proprio spontanea la cosa. 46 miliardi noi li abbiamo dati in prestito, per amor di Dio, poi bisogna vedere se poi ce li danno, a Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna. Quindi noi, siccome noi siamo messi bene, li abbiamo dati agli altri. Ho capito che è un prestito, però santa di quella Madonna, scusate lo sfogo, ma possibile che già che ci eravamo, perché questi ovviamente non li abbiamo come quattrini, abbiamo fatto debito in più, per cui arriviamo a fine anno tranquillamente sopra i 2.000 miliardi di debito totale. Quello che si chiede e si dovrebbe chiedere è l'uomo della strada: ma se riusciamo a fare 46 miliardi di debito in più per aiutare gli altri? Però la BCE ci dice: quello lì non lo conti, ma sempre debito è. A casa mia, che lo conto o non lo conto, sempre debito è. Possibile che non potevamo farne un 30 per aiutare le nostre famiglie, le nostre imprese, magari gli handicappati che non hanno i quattrini, che hanno ancora 2 lire di indennità? Non è così difficile fare un ragionamento da uomo della strada di questo tipo. Però purtroppo questa è una delle informazioni che non viene data. Questa è una delle informazioni fondamentali che non vengono date. E allora chiudo. Come se ne esce? Come se ne esce? Noi, come Lega Nord, ci concentreremo in particolare nelle giornate di fine settimana prossima nell'ascoltare gli imprenditori, cioè chi crea ricchezza, perché la ricchezza mica la crea il baraccone di Roma con i posti pubblici. Le uniche imposte che servono sono quelle che arrivano dal privato, perché faccio l'esempio su di me, così non offendo nessuno, perché non c'è niente da offendersi, però io mica pago le imposte quando verso le tasse come senatore, perché quelle lì me le dà lo Stato, quindi è un giro del fumo. Io l'unica imposta che verso veramente sono quelle che verso con la società che ho con mia moglie. Quelle sono imposte vere. E peccato che tutto il baraccone sta in piedi con le imposte del settore privato. Quindi noi ci concentreremo per sentire dagli imprenditori, dalle imprese, che cosa secondo loro è utile fare per sostenere le nostre aziende, le nostre imprese in un momento di seria difficoltà. E questo è il primo punto. E usciremo con delle idee, le abbiamo, però ci vogliamo confrontare per vedere se sono tutte corrette, se possono essere migliorate, se possono essere rese ancora più.